Shalom, shalom, shalom. Eccoci qui con un'altra lezione. E prima di iniziare voglio dare tutti i lodi dovuti al Padre Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Ruka Kodash. Miei doppi onori agli apostoli e anziani della Great Millstone, GMS, che mi hanno insegnato questa verità che è la pura verità. Pace e saluti agli eletti di Yasharala, che sono spersi dappertutto. Miei saluti. Volevo ritoccare un attimo la lezione riguardo il tempo di tribolazione, si può anche dire il tempo di guai, o il tempo di angoscia di Giacobbe che sta per accadere. È un po' difficile da capire le dinamiche di queste cose, ma bisognerebbe pregare il Padre e avere un cuore aperto per capirne. L'ultimo video che ho fatto è riguardo il tempo di angoscia di Giacobbe, ma volevo tirare fuori altri due libri, ok, per appoggiare bene tutto quello che ho detto. Bene, qui siamo al libro di Geremia, capitolo 30, versetto 7, che dice: ahimè, quel giorno è grande, così che nessuno è come lui. Sì, è anche il tempo di angoscia di Giacobbe, ma ne sarà salvato. Ok? Andiamo a vedere la parola radice di angoscia, che può essere anche guai. Vedete qui? E la parola in sé è tsaurao. Ok? Vuol dire guai, angoscia, afflizione, avversità, tribolazione, ok? Angoscia. Perciò questo momento è un momento di angoscia, un momento di difficoltà, ok? Non sarà un momento facile. E un altro precetto che appoggia è il libro di Daniele, capitolo 12. Perché come sapete, ci sono delle cose che devono ancora succedere. Ho fatto la lezione riguardo le guerre mondiali, ok? E si trovano nel libro di Apocalisse, Rivelazione. Basta andare a guardare le serie che ho fatto riguardo il libro di Apocalisse, ok? Dunque, quei tempi, cioè, scusatemi, ci devono succedere ancora delle cose. L'implicazione del marchio della bestia, che è il microchip. Intanto, stanno dando il veleno, che il veleno farà sì che la DNA viene modificata per accettare il marchio della bestia. Perciò, il veleno fa parte del marchio della bestia, ma non è il marchio della bestia. Ok? Poi ci deve essere proprio l'inizio, la scintilla della terza guerra mondiale. Babilonia il grande deve essere distrutto anche prima, ok? Che Babilonia grande è America di giorno dell'oggi, ok? Non voglio tornare troppo su quei discorsi là. Ho già fatto, basta andare a vedere, ho creato anche una playlist riguardo il libro di Apocalisse, ok?
E qui sul libro di Daniele, capitolo 12, dal versetto dice: in quel momento si alzerà. Anzi, andiamo a vedere dalle scritture proprio, scusatemi. Perdonatemi. Che il libro di Daniele 12. E dice: in quel tempo sorgerà Michele, Michala, nella lingua ebraica antica, che vuol dire chi è come il potere, chi è come il potere Yahweh, ok? Ed è un angelo di guerra. In quel tempo sorgerà Michala, il grande capo, il difensore dei figli del tuo popolo, il popolo di Israele. Vi sarà un tempo di angoscia come non ce ne fu mai da quando sorsero le nazioni fino a quel tempo. E in quel tempo il tuo popolo sarà salvato, cioè tutti quelli che saranno trovati iscritti nel libro. Ok? È molto chiaro qui che questa profezia non è ancora successo, ma succederà nel futuro, perché il grande angelo Michala non si è ancora fatto vedere, e questo succederà più avanti, ok? E tornerà con il nostro salvatore Yahweh Shai, ok? Ora andiamo a vedere. Questo sito è anche uno strumento bello se uno ha il traduttore. Si chiama la King James Bible Online.org. E qui è bello perché qui c'ha le versioni del libro della King James, e vedete quella del 1611, che è quella che ho, il libro fisico, e questo libro contiene tutti i versetti, tutti i libri che sono stati eliminati perché fanno vedere troppa verità. Perciò io vengo qui perché dobbiamo prendere un libro, il libro dell'Esdra, il secondo libro dell'Esdra, che sono stati eliminati da tutte le scritture italiane. E come vedete, questa è la vecchia versione, ok? E vedete, questi sono i libri che contiene, libri apocrifi che contiene, che sono stati tolti. Il primo libro di Esdra, il secondo libro di Esdra. Alcuni libri qui si possono trovare anche nella versione interconfessionale, ma le parole girate. Perciò consiglio di usare il traduttore su questo sito, ok? Preghiera di Manassè, aggiunte di Esta, saggezza di Salomone, Ecclesiasticos, Bel e il Drago. Ora andiamo sul secondo libro di Esdra. E qui iniziamo prima dal versetto 7. No, capitolo 7. Anzi, vengo qui, vado al capitolo 7 e vado a leggere dal versetto 43. E attenti a quello che dice: ma il giorno della morte sarà la fine di questo tempo e l'inizio dell'immortalità a venire, in cui la corruzione è passata. Ok? Perciò il giorno della morte sarà la fine di questo tempo, la fine di questa età che stiamo vivendo, la fine del regno dei malvagi, ok? E il giorno della morte è il giorno in cui Yahweh Shai tornerà con
l'angelo Michelangelo, Michala, come abbiamo letto nel libro di Daniele, e distruggeranno i malvagi. Ok? E dice: l'intemperanza è finita, l'infedeltà è tagliata, la rettitudine è cresciuta e la verità è nata. Ok? Ora andiamo a vedere, sempre qui sul secondo libro, di Esdra, capitolo 9 però. E leggiamo da versetto 1. Questa è la conversazione tra il padre Yahweh, wa Yahweh Shai, tra sì, e il scribe, il profeta Esdra. Questo è il secondo libro di Esdra, capitolo 9. Inizio leggendo. Dice: mi rispose allora e disse: misura tu il tempo diligentemente, in esso da solo, e quando vedi una parte dei segni passati che ti ho detto prima, allora capirai che è lo stesso tempo in cui il più alto, Yahweh, comincerà a visitare il mondo che ha creato. Ok? Pertanto, quando si verificheranno terremoti e questa parola non è stato tradotto bene, ma è perché questa versione c'è. Sì, è un inglese vecchio che fa fatica a tradurre. Dunque, questa parola sarebbe tumulto delle persone nel mondo. Allora renderai conto che l'Altissimo Yahweh parlò di quelle cose dai giorni che erano prima di te, anche dall'inizio. Perché come tutto ciò che è fatto nel mondo ha un inizio e una fine, e la fine è manifesta. Anche così anche i tempi dei più alti hanno un inizio piano in prodigi e potenti opere, e finali in effetti e segni. E scusatemi, ma questa versione qui è difficile perché c'ha dell'inglese vecchio e Google fa fatica a tradurre. Dunque, abbiate pazienza, se avete lo spirito capirete il messaggio qui. E ogni uomo che sarà salvato e sarà in grado di scampare per le sue opere e per fede per cui siete scampati, perciò saremo salvati per le nostre opere e per la fede. Ok? Le opere quali sono? Mettendo in atto i comandamenti del Padre, i suoi statuti e comandamenti, ok? E per la fede nel nome di suo figlio Yahweh Shai, anche nel Padre Yahweh. Sarà preservato dai pericoli detti, ok? E vedrà la mia salvezza nel mio paese e entro i miei confini, poiché li ho santificato per me dall'inizio. Perciò questi che saranno salvati saranno perseverati dai pericoli, perché arriva un momento di pericolo, come abbiamo detto, un periodo di angoscia. Perché cosa succederà? Questi malvagi faranno sì che chi non prende il marchio della bestia verrà decapitato, verrà ucciso, perseguitato, non avrai più spazio in questa società. Ok? E sta arrivando un periodo davvero che dobbiamo pregare. Stavo parlando con mio fratello oggi pomeriggio e sì, dobbiamo proprio pregare e fare al meglio della nostra capacità la nostra parte per essere salvi quei giorni là. E come sapete, il libro di Isaia dice: la sapienza sarà la stabilità dei tuoi tempi, dei tuoi giorni. Quei giorni
la sapienza sarà la nostra stabilità, perché coloro che non conoscono questa verità, che dopo tutta quella prova, quei giorni di angoscia, perché è il tempo di prova, ok? Ci sarà la salvezza, cederanno, andranno a prendere il marchio della bestia. Perciò, se volete partecipare nel nuovo regno e volete, non volete soffrire la distruzione, prima non dovete prendere il veleno, che sapete cosa è, del C19, ok? Che quello va a modificare la DNA e prepara il corpo per il marchio della bestia, lavorano assieme. E non bisogna prendere il marchio della bestia, nonostante tutto, qualsiasi cosa accada, ok? Allora si troveranno in un caso pietoso che ora ha abusato delle mie vie, e quelli che li hanno respinto malgrado dimoreranno nei tormenti, ok? Perché ora stiamo insegnando questa verità qui. Tanti prendono in giro e beffano. Quei giorni non sarà più così, ok? Per tali persone come nella loro vita hanno ricevuto benefici e non mi hanno conosciuto. Questo è per coloro che stanno andando dietro a diverse carriere, soldi, qui soldi là, e dimenticando che c'è un altro regno, un regno che dobbiamo cercare con tutto il nostro cuore e tenendolo a parte, parlando dei figli di Asharala, ok? Avrete la vostra parte nella distruzione ad avvenire. Scatterà la terza guerra mondiale, e quando scatterà questa terza guerra mondiale, in mezzo alla guerra tornerà Yahweh Shai con Mikahala, Angelo Michele, e salveranno i fedeli attraverso i cari, che sono i così chiamati UFO, ok? E quelli che hanno detestato la mia legge mentre avevano ancora la libertà e quando ancora in luogo del pentimento era loro aperto, non l'hanno capito, ma l'hanno disprezzato. Lo stesso deve saperlo dopo la morte di dolore, ok? Perciò coloro, questo sta parlando dei figli di Yasharala, come vi ho detto prima. I figli di Yasharala torneranno, anche coloro che saranno distrutti, torneranno nel nuovo regno come i nostri figli. Ok? Questa è la misericordia che ha Yasharala, Israele. Due terzi saranno distrutti, ma torneranno nel regno e saranno figli dei re. Ok? Ma questi due terzi, vedete, quelli che hanno detestato la mia legge mentre avevano ancora la libertà. Ora c'è la libertà ancora a ricercare. Tanti hanno sentito questa verità, le leggi del Padre che sono nelle scritture, sono dappertutto. Ma non li mettono mai in considerazione. Li capiranno dopo la morte, perché moriranno con i malvagi. E quindi non essere curioso di sapere come saranno puniti i malvagi qui e quando, ma informati su come saranno salvati i giusti, di cui è il mondo e per chi il mondo è stato creato. Per l'ennesima volta, questo mondo è stato creato per i giusti. E chi sono i giusti? I figli di Israele, ok? E il padre sta dicendo a Esdra qui di non preoccuparsi di come saranno distrutti i malvagi, ok? Di preoccuparsi invece, ok? Scusate. Di come saranno salvati i giusti, ok? Allora ho risposto e ho detto prima e ora parlo e lo dirò anche dopo, che ve ne sono molti di loro che periscono, poi di quelli che saranno salvati, ok?
come se un'onda fosse maggiore di una goccia, ok? Ed egli mi risposte dicendo: come è il campo, così è anche il seme, come sono i fiori, tali sono anche i colori, come è l'operaio, tale è anche l'operaio, e come l'agricoltore è lui stesso, così è anche il suo allevamento, perché era il tempo del mondo. Ed ora, quando ho preparato il mondo che non era ancora stato creato, perché dimorassero in quell'ora vita, nessuno parlò contro di me. Scusatemi. Eccomi. Sto facendo fatica. Allora, sto facendo fatica a tradurre alcune parole qui, perché vedete, ci sono anche parole in inglese e fa fatica proprio a mettere insieme. Dunque, qui sta dicendo che molti, la maggior parte, periranno, ok? E pochi saranno salvati, come il libro di Zeccaria. Libro di Zeccaria, capitolo 13, versetto 8 a 9. Ok? Solo un terzo della casa di Yasharala sarà salvato. Dunque dovete farvi forte per quello che sta per arrivare. Sta per arrivare un periodo proprio di grande angoscia. Un periodo di tribolazione, di difficoltà, e fatevi forte. E qui nel libro di Matteo, nel libro di Matteo capitolo 24, qui quando dunque vedrete l'abominazione della desolazione delle quali ha parlato il profeta Daniele posta in luogo santo, chi legge faccia attenzione. Qui sta parlando del tempo di, è nel libro dei Maccabei. Adesso vediamo se riesco a trovarlo. Oh. Allora, primo Maccabei, era primo Maccabeo o secondo Maccabei? Primo Maccabeo, andiamo. No. Perdonatemi. Ma perché mi dà Genesi? E non mi dà il libro di primo Maccabei? Andiamo a vedere il secondo Maccabei. Qui non dà niente. Scusatemi. Vediamo. Secondo Maccabei 1:14.
Allora, dunque, sta parlando di una storia che si trova in questo libro, secondo libro di Maccabei, ok? Sono venuti questo stirpe malvagio, il romano greco, ok? E lui ha fatto delle abominazioni sull'altare, ha sacrificato maiale, ok? E ha forzato la gente di mangiare maiale, di smettere di circoncisare i bambini e di smettere di osservare il Shabbat. È quello che sta parlando qui, ok? E quando parlo, allora quelli che saranno nella Giudia, faccia... E qui, nello stesso momento, sta anche parlando del 70 dopo la morte di Yahawashai, quando l'impero Titus è entrato in Gerusalemme a saccheggiare e distruggere Gerusalemme e spedere i figli di Israele, ok? Queste sono cose passate, ok? Queste sono cose passate, ma arriva dunque un momento, vedete? Qui, subito dopo la tribolazione di quei giorni, il sole si oscurerà, la luna non darà più il suo splendore, le stelle cadranno dal cielo e le potenze dei cieli saranno scrollate. Qui sta parlando della terza guerra mondiale che sta per arrivare, ok? E tutte queste cose succederanno, il sole sarà oscurato attraverso le bombe che saranno lanciate, ok? Spero che... Ho fatto un po' chiarezza qui e siete stati edificati. Perciò fate attenzione, cercate il Padre, che il suo nome è Yahweh, il nome di suo figlio è Yahawashai. Venite fuori da tutte le religioni che non hanno la verità, non hanno la chiave alla salvezza. La chiave alla salvezza è la conoscenza di questa verità e osservazione dei comandamenti e statuiti del Padre Yahweh, Bahashem Yahawashai. Ok? Arrivano tempi di tribolazioni, preparatevi spiritualmente, pregate affinché il Padre vi possa rendere forte a sopravvivere quei giorni là. Ok? Perché questi diavoli sono pronti a fare delle cose che voi nemmeno avete idea. Detto questo, lascio tutto nel nome del Padre Yahweh, Bahashem Yahawashai. Bahashem Bruka Kodash, mi doppio onori agli apostoli e anziani della Great Millstone GMS per avermi insegnato questa verità, che è la verità. Pace e saluti agli eletti della casa di Yasharala. Alla prossima. Shalom.